Ciao a tutti, benvenuti, bentornati sul Corriere dello Sport. Allora, molto carino, tra l'altro l'allestimento è anche molto carino, comunque anche il film è molto molto divertente, molto carino, natalizio, però una caratteristica che mi ha molto incuriosito, insomma, impressionato positivamente, è il fatto che comunque è ben attecchita a temi molto attuali, no? Perché insomma c'è appunto il problema della perdita, della separazione. È questa cosa un po' che va così incuriosito quando avete letto la sceneggiatura, questo aspetto. Vado io, sì, no, a me sì, mi ha incuriosito questa cosa perché tra l'altro io il primo, diciamo, contatto l'ho avuto con Mattia Guerra e Gabriele Mainetti che aveva già in mente il progetto. Mainetti già in Freaks Out, che è un film che io amo tantissimo, perché è un film meraviglioso. E ha dimostrato questo approccio. A lui piace il fantasy perché, come me, viene un nerd che ama i supereroi, che ama quel mondo lì, però anche uno legato al realismo, al contatto con la realtà, quindi far incontrare il fantasy con la realtà. E quindi io me l'aspettavo già per il fatto che comunque c'era il nome di Mainetti dentro. E a me anche piace molto questo, per cui insomma, sì, questo c'è ed è voluto. E secondo me è un bene che ci sia perché il fantastico, quando si sposa in qualcosa che tu hai già visto, che ti ricorda qualcosa di vero, di reale, diventa ancora più interessante, più accattivante, più credibile, più vero. Assolutamente. Allora, si vola appunto molto in alto in questo film, appunto come dicevi tu, con richiami molto fantasy, e ci sono tanti richiami, io ho pescato vari richiami, no? In particolare a me mi ha sorpreso molto E.T., cioè io ho trovato che il tuo elfo sembra molto E.T., ti sei sentito un po' E.T. durante le riprese di questo film? Guarda, l'unico problema, a parte il fatto che insomma, non sono più fertile perché sono stato 9 ore su quella bicicletta e quindi ho perso la fertilità, a parte quello, quindi diciamo, la durezza del lavoro. No, per me, cioè, solo il fatto che minimamente, è un film che io ho amato tantissimo, ma chi non l'ha amato, E.T., ragazzi, è E.T. E Spielberg all'ennesima potenza, insomma, quindi credo che pure quello. L'extraterrestre è un Carlino nel cestino. Sì, esatto. E chi a modo nostro. Anna, senti, il tuo personaggio, no? Vende Balocchi, che insomma è una grande sognatrice, e vuole trasmettere questa voglia di non smettere mai di sognare anche al figlio, no? All'inizio l'attività insomma non va benissimo, poi arriva il salvatore della patria al tuo fianco che insomma l'aiuta tantissimo. Ti è piaciuto, immagino, molto interpretare, perché insomma mi è piaciuta molto questa caratteristica di questa voglia di sognare, di trasmettere, di non smettere mai, giusto? Sì, diciamo che è un aspetto di Ivana che mi corrisponde completamente, perché io sono una sognatrice, sono proprio una che la mattina non mi rode mai, sono sempre di buon umore, sono una che crede nell'umanità, crede, io credo profondamente. Credo però, non è che credo perché sono una pazza, credo perché invece io penso che ogni volta che tu riesci a trasferire questo sentimento, riesci a trasmettere questo entusiasmo, in realtà negli altri riaccendi qualcosa, quindi io sono proprio sono una dopamina umana, ecco. E quindi mi è piaciuto molto interpretare Ivana anche per questo. E poi non solo, perché lei comunque vendendo Balocchi, quindi vendendo un giocattolo manufatto, quindi un giocattolo anche complesso da un punto di vista della realizzazione, è una che va un po' in controtendenza rispetto a questa velocità, rispetto a questa omologazione anche del consumo. Quindi incarna un pochino anche quello che è il mio ideale, se vuoi, un po' politico e sociale, di quello che mi piacerebbe che fosse la società del futuro. Sognatrice, utopista, pazza, completa, quella che sono. Però comunque ci ho creduto ed è bello essermi messa e calata in un film, che il film resta, quindi la mia idea e il mio sogno resta, di questo sono contenta. Caterina, invece dai sogni all'organizzazione, insomma, organizzare questo ufficio di Babbo Natale non è stata un'impresa molto semplice, giusto? Immagino, per il tuo No, personaggio. gli elfi a un certo punto sono sotto consegna, per cui devono avere qualcuno che dia una direzione alle intenzioni di tutti, specialmente a una persona molto pericolosa che io vorrei segnalare alle autorità, persona in forma di elfo, ma insomma, comunque. Ha fatto così, eh? Ha fatto così. Elfo. Il gesto di un barattolo. Prezioso. Con la mucca che giri e fa. No, Tra i giocattoli che abbiamo amato da piccoli.
Sì, sì, diciamo, mi sembrava un po' il corrispettivo di Arianna in Boris, invece li fanno fino già a Lillo. Un po' così. No, non è vero, perché lei è l'assistente di Babbo Natale, per cui è a lui che deve fare riferimento e deve anche un po'... ha delle espressioni un po' di un po' di sopportazione, anche se c'è Babbo Natale che ama i gattini, sì vabbè, cioè, i gattini, sentiamo anche i gattini, comunque sono tutti pazzi, sono tutti isterici, Babbo però Natale simpatici, ha una sua lentezza che contrasta la produzione. Una battuta finale volante con il villain, insomma, che Claudio, ti era mai capitato in carriera di interpretare un cattivo così speciale, così strano? Assolutamente no. Per quello che mi ricordo molto poco, più vado avanti e meno mi ricordo. Ma comunque, no, devo dire che mi sono divertito tantissimo, mi sono sentito libero di creare, abbiamo giocato a... insomma, mi sono imbruttito parecchio, gli ho voluto dare questo accento così ciociaro, perché era girato in un paese in montagna vicino Roma, quindi ho detto, ah, facciamo il primo cattivo della storia che parla in ciociaro. Allora gli abbiamo messo un'unghia lunga, un dente d'oro, sto riporto così, insomma, con i capelli radi. E mi sono divertito molto, ho giocato parecchio, insomma, per essere veramente viscido, ma comunque dargli anche un'anima, nel senso che è un senso di rivalsa, no? Un uomo misero, piccolo, meschino, che vuole eccellere, vuole essere qualcosa di più di quello che è, più degli altri. Insomma, detto questo, il mio personaggio, cioè loro sono così buoni anche perché di contro hanno me che sono così cattivo, se no loro sarebbero Claudio, meno grazie, buoni. Grazie davvero. Grazie davvero. In bocca al lupo. Grazie, a presto. Lupo, grazie. Ciao. Ciao. Ciao.